Sua Eccellenza, la questione immigrazione. Noto con rammarico che in Italia, ma anche a Taranto, si verificano delle derive razziste, quasi delle forme, diciamo, di insofferenza, di frustrazione, in base alle quali quasi si gode nel vedere l'immigrato sofferente. Ecco perché ho parlato di frustrazione di chi sta male e che quasi consuma la sua rivincita ai danni di un altro povero disgraziato. È un fenomeno in terribile escalation. È un fenomeno tristissimo. È un fenomeno che deve essere subito ridimensionato da parte di tutta la nostra società tarantina, espressione, diciamo la verità, di pochi infelici, perché chi usa i media per distruggere, manifestando questo razzismo, questo rancore, non ha capito niente della esperienza democratica. Comunque io ho subito manifestato la disponibilità ad accogliere i migranti che sono rimasti a mollo nell'acqua per tanti giorni, quindi dobbiamo dare dei segni concreti di attenzione, anche perché, come sempre ho sostenuto, noi abbiamo il convento delle Carmelitane, l'ex convento per i migranti che vengono di fuori, il Palazzo Santa Croce, centro notturno di accoglienza per i nostri poveri, ed è un lavoro quotidiano che facciamo, quindi non c'è nessuna discriminazione, bisogna aprire il cuore all'accoglienza, al dialogo, ad un rapporto vero e costruttivo. Purtroppo va di moda, tristemente di moda, l'espressione: cioè, voi gli extracomunitari, voi gli immigrati, portali a casa tua. Questo è un discorso stupido, perché stiamo parlando di situazioni di emergenza e qui non c'entra neanche l'essere cristiano, cattolico, è un qualcosa che attiene all'umanità, un qualcosa che ci distingue dalle bestie. Certamente, questa è una dimensione naturale e la persona che vede il mio fratello in sofferenza lo accoglie, sicuro, senza trascurare i miei figli, la mia gente, il mio popolo, ma noi siamo stati accolti negli Stati Uniti, in Germania, in Brasile, dove sono stato io, e cioè c'è come una possibilità di apertura del cuore e anche di considerare queste persone come una possibile risorsa di collaborazione in una costruzione comune. Senza entrare nel merito delle vicende politiche, però certe espressioni del ministro Salvini possono aver esacerbato gli animi. Certamente può essere è accaduto questo, però voglio dire, noi dobbiamo educare la gente ad usare i media. I media non possono essere un punto in cui si manifesta la vigliaccheria delle persone, in cui si nascondono, in cui bisogna avere sempre il rispetto. Soprattutto i social creano questo fenomeno. E certo, i social in particolare, perché nel dialogo dei grandi media c'è un rispetto, c'è un'attenzione. Ma lì dico sempre, quando faccio la cresima ai ragazzi, voi dovete avere il coraggio di prendere una posizione, non vi dovete nascondere. Le cose che scrivi sui media devi essere capace di dirle in faccia e di sentire le ragioni dell'altro. Questo è un'educazione. Per concludere la nostra chiacchierata, un sogno che hanno i tarantini, Papa Francesco a Taranto, si potrà realizzare? Beh, per ora ci prepariamo a celebrare bene la visita di un altro grande Papa a Taranto, i 50 anni della celebrazione di Paolo VI, la notte di Natale del 68, il 24 dicembre del 68, nell'Ilva, quindi un fatto straordinario. Ci prepariamo a vedere. Io gli sto dietro e chiedo sempre questa disponibilità e lui mi ha manifestato il desiderio, vediamo prima o poi se si potrà realizzare.